Presidente Becci, oggi in Camera di Commercio a Pescara c'è un incontro di lavoro con giornalisti americani arrivati in Abruzzo per vedere come si vive nella nostra regione, come funziona soprattutto il servizio sanitario, ma non solo. Parliamo di giornalisti della più importante rivista americana dedicata alla terza età. Sì, assolutamente. Overseas è la rivista del Nord America più diffusa, si rivolge a circa 500.000 persone che come ben diceva lei in fascia d'età... Alta, e quindi anche con una buona potenzialità di acquisto, questa rivista attraverso un, uno dei suoi l'editore, uno dei suoi giornalisti di punta che si chiama Catherine Pedicore, senza che nessuno la invitasse circa tre anni fa è venuta nel nostro Abruzzo, ha verificato quello che era un po' la qualità della vita, la bellezza della natura, la qualità dei servizi e ci ha posto tra i in, un, in, un prima, in una prima inchiesta tra i primi 15 posti al mondo per qualità della vita... Eh, eh più fruibili da parte appunto questo tipo di utenza che sono gli anziani. E addirittura nell'ultima inchiesta che è stata fatta tre anni fa eh, noi siamo al quinto posto. Per cui ci siamo sentiti in dovere, perché sicuramente una rivista così importante che da noi è poco conosciuta, ma negli Stati Uniti, nel Nord America è molto diffusa, ha messo in eh, rilievo quelle che sono le peculiarità del nostro territorio e la qualità dei nostri servizi, che vede noi a tante, tante volte dispreziamo. Invece, stamattina qui ci sono due giornalisti che sono venuti, invitati da noi, che abbiamo voluto premiare appunto questa rivista, eh, eh, Miss eh, Pedicor, perché eh, riteniamo che questi siano i migliori ambasciatori. Chi viene qui a visitare il nostro territorio e poi torna nel proprio paese e scrive a un pubblico, eh, come le dicevo, con grandissime potenzialità.